Amici di Risoluto, ci troviamo davanti il Palazzo di Giustizia che questa mattina abbiamo raggiunto in 10 minuti, partendo proprio dalla via Ovidio, dove ha sede la nostra redazione, e percorrendo la strada alternativa di via Lido, via dei Tonnaroti, proseguendo poi per via Le Sciascia. A causa dei lavori iniziati proprio questa mattina di manutenzione straordinaria della rete fognaria nel punto nevralgico che si trova tra la via Ovidio, la via Giovanni XXIII e la via Amendola, sono stati tanti i disagi ai quali sono andati incontro i numerosi automobilisti. Noi di Risoluto vi proponiamo un video in cui documentiamo appunto il tragitto che ci porta dalla via Ovidio al Palazzo di Giustizia. Ed ecco, siamo proprio qui al centro del quartiere della Perriera. Attorno a questa rotonda il traffico sembra veramente in tilt, sembra veramente impazzito questa mattina. Lungo questa strada gli automobilisti stanno percorrendo adesso il percorso alternativo, cioè verso lato nord, lungo la strada di collegamento dunque tra la Perriera e la 115, la strada che costeggia lo stadio comunale. Lei ha avuto difficoltà oggi ad accedere qui al quartiere della Perriera? Assolutamente sì. Da dove viene? Vengo da zona Cappuccini. Ho dovuto fare il giro di fuori e soprattutto sto avendo difficoltà per ritornare perché insomma non ero stato avvisato e sto avendo serie difficoltà, non saprei da dove prendere. Lei sa che ci sono due percorsi alternativi per poter ritornare verso il centro storico? Lo so perché li faccio quotidianamente per evitare il traffico, ma indicazioni non ne vedo fondamentalmente, chiare. Ci accontentiamo per un paio, non so quanto dureranno i lavori. Per circa 10 giorni, lei conosce percorsi alternativi? Credo dalla Tonnara, via Lido, Tonnara, per arrivare poi a prendere anche i bambini, perché ho i bambini che vanno a scuola nella zona di via Modigliani. E anche nella strada di collegamento tra la Perriera e la statale 115, quella che costeggia il campo sportivo a nord. Quello è un problema di traffico, perché stamattina c'era una lunga fila che andava e arrivava ben oltre il campo sportivo. 3 ore che giro qua sotto, quali sono le strade che bisogna fare? Perché non ci sono i vigili che te lo indicano? Guardi le macchine che giriamo tutto intorno, qual è la situazione vera?